Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti questa sera su Stories Untold. Che cos'è Stories Untold? Mentre sistemo le cose di OBS, perché se no non sentite l'audio. Perché? Ho la finestra lì, sullo schermo 2, ma mi compaiono le opzioni sullo schermo 1. Va bene, I guess, va bene, come dici tu. Dicevo, che cos'è Stories Untold? È un giochino, che ho trovato qualche tempo fa su un paio di articoli che parlavano di giochi horror interessanti e ho scoperto che già lo avevo grazie ai giochi gratis di Epic Games. Quindi ho detto, beh, dato che abbiamo finito con Man of Medan, ciao, buonasera carissima, buonasera, buonasera. Dicevo, già che abbiamo finito con Man of Medan e non so più letteralmente che cazzo streamare di horror, perché ormai stiamo continuando con il nostro filone di spooky streams per Halloween. Proviamo questo Stories Untold, anche perché effettivamente lì dice quattro storie, un solo incubo. E io non so nient'altro su questo gioco, se non appunto che dovrebbe essere quantomeno un po' spooky. Non credo che sia un horror vero e proprio. Penso solo che faccia solo tanta ansia, spero che faccia solo tanta ansia perché non mi piacciono i jumpscare, però direi che andiamo subito a vedere un pochino il primo episodio, la casa abbandonata. Premi esci in qualsiasi momento per mettere il gioco in pausa e trovare aiuto. Va bene. Devolver Digital. Altino l'audio, mi sa. Aspetta che abbassiamo un pochino. Sottotitoli mettiamoli per sicurezza. Non ci sono opzioni se non queste molto basic. Io però credo che sia ancora alto il gioco, quindi giusto per sicurezza lo abbasso un altro pochino. Ok, così dovrebbe andare bene. Non vorrei che mi sovrastasse la voce. Tra l'altro, dopo la serata di ieri con Pika, ho dovuto sistemare di nuovo tutto, ho dovuto scombussolare ancora la camera, adesso in una posizione ancora diversa rispetto a quello che c'era prima. Il microfono, non so, aspetta, non so neanche. Ok, sì, dovrebbe essere sull'impostazione giusta. Speriamo bene. Speriamo bene. Ok, allora. The House Abandoned, Interactive Horror Adventure. Ok, la casa abbandonata. Una storia horror interattiva. Ah, oddio, è tipo. Ok. È tipo un'avventura testuale, come c'erano per i vecchi giochi, per l'Atari 2000 e così così. Ti fermi nel vicoletto della casa familiare per le vacanze e parcheggi la macchina. È buio, ma è idilliaco come te lo ricordi da tanto tempo fa. Ti ricordi che ti hanno detto di guardare nel glove box prima di entrare? Non so cosa sia il glove box. È bello essere tornati. Wait. Ok. Sorry, I don't understand. Aspetta, non mi dire. Ma dai! Ma è proprio come le avventure vecchie, che tu devi inserire manualmente il comando. Cioè, devi proprio letteralmente dire quello che devi fare. Il glove box, che ripeto, non so. Il glove box forse è tipo lo scompartimento che c'è nella macchina. Non mi ricordo neanche come si chiamano. Non ho una macchina, non uso mai la macchina. È chiuso, ma sembra essere sbloccato. Open. Open glove box. Ok, dentro c'è una chiave e una nota scritta a mano da papà. Prendi entrambe. Read note. L'appunto è di tuo papà e c'è scritto: Ciao figliolo, spero che tu ti stia godendo la tua pausa, le tue vacanze, immagino. Dovrai accendere il generatore dietro la casa.
per avere l'energia e le luci in casa, chiaramente. Inoltre, ho trovato qualcosa nell'attico per te. È nella tua stanza. Goditelo. Ok. Non lo fa scrivere. Ah, press enter to continue. Ok. Ok, quindi è tornato indietro. Va bene. Take key. No. Open glove box. Take the contents, ok. Look at keys. È la chiave della casa. Ah, ok, quindi praticamente avevamo lì la chiave della casa. Ma che figo! Devo essere sincero, è la mia prima volta che gioco un'avventura testuale del genere. Però mi hanno sempre affascinato, perché mi ricordano appunto i libri game che mi piacciono tanto. E secondo me è ancora più divertente il fatto che sia tu a scrivere direttamente quello che vuoi fare. L'unica cosa è che purtroppo hanno un grosso problema, ovvero che spesso e volentieri appunto non è chiaro quali input tu possa mettere e anche se metti un input relativamente corretto che ha senso, il gioco potrebbe non riconoscerlo. Quindi, go to the back. Oh, porca troia. Of the house. No, go to back. No. Go to generator. Leave car. Ok. Apri la portiera della macchina e te ne esci. Giustamente, se prima non usciamo dalla macchina non possiamo andare da nessuna parte, va bene. Vedete, queste cose non sono propriamente intuitivissime, mettiamola così, però sono comunque carine. Di fronte a te. No, scusami, la casa è grande. Scusate, sto spostando la sedia. E si adagia perfettamente fra gli alberi. Hai presente lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo? Quale dei tanti, ma ne hanno fatti giusto un paio. Dovrei essere un po' più preciso. Ah, quello della Subaru Baracca, sì, certo. Di fronte a te. Ah, giusto. Cosa sali se c'è ancora. Se non hai aperto la portiera? Giusto, giusto. Effettivamente somigliava molto come situazione. Di fronte a te c'è la porta d'ingresso. E il. Ok, va bene. E il giardino si espande davanti a. Cioè, sui lati della casa. Go to back. Where would you like to go? Back of the house. Ok. Go to. Where would you like to go? Go to generator. Go to the back of the house. The door appears to be locked. You will need to use a key. Use key. Ok, inseriamo la chiave, la giriamo. La porta si apre con un click. Ok, enter. No, e io però non volevo. Com'è che posso dirglielo che voglio andare. Voglio fare il giro della casa? Non saprei come dirglielo perché gli ho già detto vai nel retro della casa. Vabbè, proviamo a entrare in casa. The house. Fai un passo. Ma io non voglio esplorare la casa. Bah, devo andare dietro, capito? Cioè, c'è un generatore sul retro della casa. Io devo accenderlo, se no non vanno le luci e non va l'elettricità in generale, capito? Entri in casa, o meglio, nel corridoio d'ingresso. Ah, go to the backyard, potrebbe essere. It's dark, è buio e non riesci a vedere nulla. Senti, però, un interruttore della luce vicino alla porta. Exit house. Proviamo come dice Barbara. Ok, usciamo dalla casa. Ok, qui mi riporta lì. Perfetto. Go to the backyard. Ma scusami, allora vedete, queste cose mi danno fastidio a me particolarmente, cioè.
Ciao Flash, buonasera, bello. Cioè, go to the back of the house, vai sul retro della casa? No. Vai sul backyard? Sì. Perché? Non ha senso. Ok. Il giardinetto è stato mantenuto abbastanza bene. Passi un bel po' di tempo qui. Passavi. Hai passato un bel po' di tempo qui con la tua famiglia, durante le gite delle vacanze. Belle memorie. Activate generator. Look around, vediamo un po' cosa c'è in giro. Vedi un generatore? Eccolo qua. Perché solo un italiano potrebbe scrivere Go to the back of the house. Fratem, vorrei ricordare che tu stessa hai ammesso che io sono più bravo di te in inglese, quindi farei silenzio. Farei silenzio. E comunque ribadisco, io non dovevo andare sul backyard, dovevo letteralmente andare sul muro di dietro della casa. Quindi capirai che. Ciao Flash, buonasera, come va, caro? Vedi un generatore? Ok. Use generator. Ok, accendi il generatore e si ravviva. La casa è ancora buia, chiaramente. Non l'ho mai detto sotto l'effetto. No, di nessuna sostanza. Ti garantisco che era tutto legit. Ho sonno. Guarda, Flash, fai coppia con Barbara. Lei ha sempre sonno. Parlatene insieme di questa cosa. Ok. Enter the house. Ok, torniamo alla front door. Ok, enter the house. Ok, perfetto. Adesso dovremmo poter accendere il generatore. Mi chiedo quando arriverà la svolta creepy, la svolta horror. Switch on the lights. Accendi, cioè fai su lo switch e si accendono le luci. Ok, il corridoio è adesso bello illuminato. C'è l'accesso alla cucina. E alla sala al soggiorno, oltre che alle scale. Ok, kitchen. Vediamo se prende anche comandi così semplici. No, entra nella cucina. Ok, entriamo nella cucina. Io sono solo la mattina, è vero, insomma, mattina e pomeriggio, eh. Io sono ora, vabbè. Allora, vedete, fate la fusione così avete sempre sonno. La cucina è in ordine, è ben tenuta. C'è una porta per l'utility room, ma oltre a questo è solo una cucina. Check the door. Controlliamo la porta, come ho detto. Open the door. Ok. Diciamo, il ripostiglio è chiuso a chiave e non sai dov'è la chiave, perfetto. Look around. È molto ben tenuta e pulita. Non è stata usata da un po'. Search for a key. Search a key. Look for a key. No. Is a Dragon Ball reference. Cosa stai dicendo, Flash? Di cosa parli? Ok, va bene, immagino che non ci sia nulla. Look around, l'avevo già cercato. Ok. Go back. Back out the hallway, perfetto. Cosa possiamo fare? Living room adesso, giusto? Ok. Enter the living room. Ok. Vediamo un po'. È spaziosa e comfortable. Ci hai passato un sacco di bei momenti qui giocando ai giochi da tavola con la famiglia. Calda e invitante. Oh, già tanto se mi trovi qui stasera. No, Flash, comunque, fai bene. Tu sei un ragazzo che va spesso a dormire a un orario decente, quindi fai bene. Non essere uno scellerato che inizia ad andare a dormire alle 3 di notte. Ok, qui non c'è nulla di interessante. Va bene, allora go back. Ok, go upstairs.
Ok. Andiamo su per le scale. Ok, c'è il bagno, due camere da letto, quella tua e di tua sorella. Ci sono delle immagini sui muri che sono immagini di momenti felici. Vediamo se c'è qualcosa sulle immagini. Foto di famiglia e foto delle vacanze. La nostra famiglia felice, ok. Enter your bed. Ok, entriamo nella nostra stanza. Ti metti a giocare tutta la notte, fai bene, fai bene. La tua vecchia stanza, ci sono un sacco di bei ricordi qui. Ed è preservata così bene. Cavolo, ci sono un sacco di bei ricordi dappertutto, eh. Già dal front porch fino all'interno della casa. Qualcuno ha detto famiglia. Ok, open gift. C'è un regalo per noi sulla scrivania. Come ci aveva detto Papozzo. Non ci credi? Papà ha trovato il tuo computer, un futuro 128K più 2. È preservato piuttosto bene nella. Ah, cioè, è rimasto preservato abbastanza bene nell'attico e speriamo che funzioni ancora. Turn. Ah, press enter to continue, ok. Well, on your desk is a future. Ah, ok, perché ha rifatto la formula, ok. And a copy of The House Abandoned. It's a. Still to be set. Wait, what? Ma è questo il futuro 128K? È The House Abandoned è quello che stiamo giocando noi. Ok, è un loop? Cioè noi stiamo giocando a noi che troviamo The House Abandoned? Ok. Play. Play the house abandoned. Come basta loop? Che cosa abbiamo giocato di loop? Bah. Turn it on. Vediamo se si accende. Turn on futuro 128K. No. Ok, set it up. Set up. Set up game. Cosa dovrei poter fare? Deve essere ancora sistemato. Set up the game, no? Ah, hai ragione, effettivamente un po' di loop li abbiamo giocati ultimamente. Guarda, sono stati così forgettable che neanche me lo ricordavo, cazzo. Neanche me lo ricordavo, guarda. Va bene, cosa possiamo fare? Insert game. Turn on the computer. Non so cosa devo fare, ragazzi, aiutatemi. Mi dice che sì, c'è il futuro 128K più 2 sulla scrivania e c'è una copia di The House Abandoned. Che però deve essere. Still to be set up cosa vuol dire? Cioè, nel senso che devi inserire la cartuccia, no? Non so. Sorry, I don't understand. C'hai ragione anche tu. Game mode creative. No, non credo che sia. Non credo che sia quello il modo. Barbara, tu che hai trovato la risposta magica prima, come faccio a dirgli di far partire il gioco? Play the game? No, non ne vuole sapere. Insert cartridge? Non capisco. Cosa posso fare? Open the game? Che succede? Ah, perché se metto la E accentata impazzisce, giustamente. No, boot game? No, neanche boot game. Mi dice. It's all still to be set up.
Io ho già provato con setup computer. Ok, intendeva che dovevo setupare il computer, non che dovevo inserire il gioco, ok. Va bene, ok. Start game. Ok, metti la cassetta e premi play. Tua sorella che spavento. È impazzito, giustamente, perché... No. No, raga. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. Perché queste cose mi fanno cacare sotto, raga? Cioè, non è successo letteralmente nulla. Guarda le foto! Guarda le foto, hanno gli occhi cancellati adesso. Ma come ha setappato bene l'atmosfera, ragazzi? Cioè, era letteralmente un giochino super chill finora. Wow! Cioè, sono davvero stupito. Questa roba è fatta bene. Io odio queste cose anch'io perché mi fanno cacare sotto molto più dei jumpscare di Man of Medan. Te lo posso garantire. You pull up the driveway to the family holiday. Oh, è buio ed è molto trascurato. Ti ricordi che ti è stato detto di controllare il glove box prima di entrare? Ti disgusta stare vicino a questo posto? Merda! Merda! Oh, ragazzi, ho i brividi! Ho i brividi a fior di pelle! Cioè, prima diceva tipo, ah, che bello, il giardinetto, tutto curato, hai un sacco di bei ricordi in questa casa, è tutto così felice! Adesso gli dice, il posto è buio, è trascurato, e ti disgusta anche solo starci attorno. Che ansia, porca puttana! Va bene, check the glove box. C'è una chiave e una note, read note. Vediamo cosa c'è scritto adesso. Non riconosci la scrittura. C'è scritto... Esci, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via dall'auto, vai via dall'auto, vai via dall'auto, vai via dall'auto. Ragazzi, io mi sto cacando sotto, vi giuro. Cioè, io... Allora... Calma. Razionalizziamo la cosa. Io sono consapevole del fatto che questo è un gioco, ok? E sono consapevole del fatto che difficilmente ci sarà un jumpscare di qualche tipo o cose del genere, va bene? Ma nonostante ciò, il build-up, quei 10-15 minuti che abbiamo passato... Tranquilli, felici, con che oh, ma che carino, le foto di famiglia, oh, ma che carino, quanti ricordi, oh, ma che carino, le vacanze. Hanno innestato in me una sensazione di tranquillità che è stata leggermente minata nel momento in cui mi sono reso conto che abbiamo trovato lo stesso computer su cui stiamo giocando e lo stesso gioco con la quale stiamo giocando, e subito dopo, così. In un colpo secco ha mandato a puttane tutta quella tranquillità che sentivo prima, capito? Cioè, non è una roba tipo Man of Medan, che bene o male c'è una metà tranquilla e una metà in cui succedono tante cose che ti spaventano, ok? Qui è stato così ben costruito. Il momento antecedente allo spavento, o meglio al crack, non so come definirlo. Il momento antecedente al cambio di atmosfera che mi ha davvero, davvero, davvero fatto prendere male. Già stavo morto per tutto, che vuol dire? Ma che poi anche le piccolezze, ok? La luce che si spegne va bene, la radio che segna 0000, ok? Il gioco che è tutto fuckappato,
Perfetto, è il centro della questione. Ma gli occhi dei bambini che sono stati cancellati? Se ti metti a battere senza avvisare, muoio definitivamente. Scusa, c'hai ragione, non volevo colpire il microfono. Hai ragione. Get. Ah, press enter to continue, ok. Ritorniamo alla zona prima. Io ho seriamente paura, ragazzi, cioè, c'ho l'ansia. C'ho l'ansia. Get out of the car. Apri la porta con forza e la warped car, diceva, tipo che era distrutta, e esci fuori e ti butti giù. La casa sembra abbandonata. C'è un giardino sul lato. Il legno cigola con il vento. E tutte le memorie felici sono andate via da questo posto. Non c'è amore qui. Leave. Me ne vado. Me ne vado immediatamente. Leave the house. Go back. Where would you like to go? Home. Go back. Where would you like to go? Away from this fucking place. Non l'ho capito, peccato. Che dobbiamo fare, ragazzi? Go to the backyard. Ti fai spazio fra le macerie fino ad arrivare al backyard. L'erba è cresciuta troppo e le erbacce si stanno arrampicando sulla casa. Non è un bel posto dove stare. Afferri la nota con la necessità di guardarti in giro. Read note. Oh merda. La nota è ma è cambiata? Gibberish. Merda. Quindi non mi dice nulla. Vediamo se c'è il generatore. Look around. C'è un vecchio generatore vicino a te. Turn on generator. Merda. Non c'è molta benzina, ma il generatore si accende. E si è accesa anche la lampadina. Cristo, ragazzi, che ansia. Che ansia. Enter the house. Torni nella parte frontale della casa. Vabbè, tutto quello che dicevo prima. Che ansia, aiutatemi. Non me la sento. Posso mollare qui? Andiamo a giocare tipo a... non lo so. My Little Pony, Friendship is Magic. Va dove è finita? È qua. Infatti dice, è super carino. Stai guardando, va? Quindi se mi cago insieme a te? Entriamo in casa. Non voglio saperne. No, non guardo. Use the key. No, aspetta, vediamo cosa dice. Look at the key. È la chiave per la casa. Use the key. Ok, apri la porta. Il click della serratura ti fa male all'orecchio. Cioè, fa male a sentirsi. Entri in casa. E no, io quella porta l'ho sentita. No. E no, non iniziamo. Buio pesto, ma i tuoi sensi sono feriti ancora di più dall'odore. Aria stagnante e umida. Non potrebbe essere meno invitante. La nota brucia nella tua mano. Senti il bisogno di leggerla di nuovo. È buia, è troppo buio per leggerlo, ma... ah, ok, turn on the lights. Però ti fa strano toccarla. Ok.
Ok, spaventato da quello che potresti vedere, accendi la luce. Ragazzi, io lo so che magari qualcuno pensa. No, 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 no. Sto parlando, no. Allora. Per favore. No, io mi cago. Ma veramente, a me mette troppa ansia. Un'atmosfera così ben riuscita, capito? Ma mia che caga sotto se che sei? Tu parli. Tu parli. C'è qualcun altro in casa, ma questo non può essere. Stop. Make it stop. Non farmi quella faccia. No, no, te la faccio, te la faccio. Turn off the alarm. Cioè, noi praticamente stiamo controllando sia la persona che sta giocando il gioco, sia la persona che è protagonista del gioco. Che ansia, ragazzi, porca puttana. Immaginatevi giocare questo gioco quando sei appena arrivato di notte nella tua casa delle vacanze. Cioè, infarti. Non... Infarti proprio diretto, per direttissima, senza passare dal via proprio. Scusate un attimo che c'è il cavetto un pochino staccato. Eccolo qua. Fra l'altro voi non leggete neanche la roba. Aspettate che sposto un attimino la chat. Cioè la chat. Ok, mi metto tipo qua. Sembra essere a posto. Sei ancora nel corridoio, il rumore ha smesso, ma senti una presenza. Qualcuno c'è qualcuno in casa e non dovrebbero essere qui. C'è la cucina, il living room adiacente, le scale che vanno verso l'alto. Read note. Non riesco a leggere, la nota sta sanguinando. Andiamo in cucina. Magari possiamo lavarla. La cucina puzza e ti sembra completamente non familiare. I tabletops sono fatti di metallo arrugginito e c'è una carcassa sul tavolo. C'è una scritta sul muro e dimmi Flash, il ripostiglio ha una X rossa pitturata sopra. Read the writing. Vaffanculo. Aspetta, no, però perché. No. 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 No, 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 no. Aspetta, mi metto qui perché altrimenti voi non leggete alcune cose. Guardate cosa c'è qua sul muro adesso. Numero 1986. Sai che tutto a un tratto da lei che è diventato bello. Ci stavo pensando anch'io, sai, forse è meglio tornare a qualcosa di un po' più chill. Ah, cosa. 1986. Non conosce, non riconosce il comando. Un attimo solo. Perfetto. Open the door. La porta è bloccata, non posso entrare. Non ancora. Ok, leave.
Exit. Torni al... Le tue scarpe sono bagnate. No. Siamo zuppi di sangue. No. Aiuto. Pika, dove sei quando ho bisogno di te? Pika. Ah, giusto, no, 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 no. Dovevamo tornare un attimo nella cucina perché dovevamo provare a lavare la cosa, come si chiama, la nota. Wash. The note. No. Look around. What looks like blood. Look at your feet. No, non c'è niente. Va bene, andiamo indietro. Non possiamo pulire la nota, a quanto pare. Go back. Io pensavo che fosse una cosa leggermente creepy, non una roba che mi mette l'ansia e non c'ho paura di esistere, cazzo. Go to the living room. Ok, entriamo nella living room. La living room, anche se difficilmente sarebbe il termine adatto, living room, no? Soggiorno. Insomma, ok. I mobili sono distrutti praticamente. La nota è fissa nella tua mente. Cioè, hai la paura, riempie il buco che hai nello stomaco. Questo non è un bel posto. Vediamo. Vecchio e decrepito, vecchio e vuoto, abbandonato e per una buona ragione, ok? Go back. Ah, aspetta, forse dalla cucina o dal living room possiamo leggere la nota? Proviamo un po'. Go to the kitchen. Mamma mia. Ansietta, eh? Read note. Words. Ok, praticamente la carta sembra come se fosse tessuto. È coperto in sangue e riesci solamente a leggere non c'è niente per te qui, ok? Ok, torniamo indietro. Chissà cosa vuol dire 1986. Go back. Beh, però se siamo qui all'infinito non può succederci nulla di male, no? No? Go to the living room. Vediamo che dice nella living room la nota. Mi hai fatto passare il sonno che avevo. Pensa io, Flash, io lo sto giocando. Pensa a me. Read note. Ok, adesso c'è scritto. Vai avanti, non mi importa se vuoi farlo o meno. Va bene. Comandi, boss. Mi sa che la nota ha deciso. Ci ha quasi risposto praticamente. Ok, go back. Allora, cosa potrebbe mai succedere di brutto, no? Cioè, su via. Go upstairs. Sento i suoni delle scale, cazzo. No, no. 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 Answer the phone. Iron, please split the phone into the room. Chiunque ci sia nella stanza non dovrebbe essere lì. Hai bisogno di mettere giù il telefono. Io devo farlo. Chiunque.
Ok. Hang up. Sollievo. Cioè, praticamente stiamo giocando. È strano. Uguale ma differente. L'arrivo delle scale ha accesso alla stanza di tua sorella. Sisters. Forse sorelle? No, dovrebbe essere un genitivo sassone lì. La tua stanza e il bagno. Prima non c'era il bagno, se non sbaglio, no? Ci sono immagini su tutta la parete, ma c'è qualcosa di diverso, ok? Look at the pictures. Ok, quindi hanno cancellato gli occhi da tutte le foto. Perfetto. Go to the bathroom. Entri nel bagno. Sembra disgustoso, cioè ti senti disgustato. Ogni superficie è coperta da un layer, cioè da uno strato di grasso oleoso. Il lavandino è un paradiso cioè, per un sacco di vermi, di insetti. Se clicco, tipo, succede qualcosa? No. Read note. Vediamo che dice adesso. La nota è impossibile da leggere a causa dell'olio nero che la ricopre ora. Wow, ok. Va bene. Go back. No, ho sbagliato a scrivere. Perfetto. Go to your sister's room. Ok, la stanza di Jennifer è bloccata da assi di legno. Non riesce a sopportarlo. Rimane solo una cosa da fare, ragazzi. Allora, io tolgo le cuffie perché sennò mi cago. Enter the room. Enter your room. Oh no. Oh no. La porta è chiusa da un codice a quattro cifre. 1986. Ok. Insert code. Insert 1986. Non ce la fa. Bella notifica di Sonic? Che senso? Cosa avete sentito? Open the door. Bolt the shadow, ok. Insert 1986. Non ce la fa. Ah, un'app che ho io. Va bene. Come apriamo? Open the lock. Ok, prendi il lucchetto. Il lucchetto è arrugginito, non è stato usato da anni. La chiave nelle... Ok, la chiave nelle tue mani è pesante, la nota è ancora più pesante. Prendi il lucchetto e puoi adesso inserire il codice 1986. Il lucchetto si apre. Sì, è qui. Ma sembra un chiedimo, te lo dico io. Enter the room. Enter your room, c'hai ragione. La porta è chiusa. Open the door. Oddio, benedettissimo. Ho paura. Ho paura. E mo abbiamo aperto la porta, non c'è niente. Look around. No, volevo guardare. Look into the room.
enter the room. Ma che palle. Room. Entri nella tua stanza. A lone person. Oh oh. GGGG. You grip the note. Ok, leggiamo cosa c'è scritto. Nella la stanza è molto familiare. Io sto tenendo per sicurezza comunque sempre il pollice sul tasto ESC, perché appena c'è un jumpscare, così, proprio subitissimo, in 0,02 secondi, io... cioè, ancora più veloce di quanto il mio sistema nervoso sia in grado di farlo, io premo ESC, blocco tutto e me ne vado. Mi avverto. La stanza da letto è molto familiare. Le pareti sono umide, ma sei già stato qui. Davanti a te c'è una persona solitaria che è seduta di fronte a un computer. La lampada è accesa e sull'orologio c'è scritto 9999. Non dovresti essere qui, non dovrei essere qui. Afferri salda la nota. Read the note. Vediamo che dice adesso. Mi dispiace Jennifer, mi dispiace mamma, mi dispiace papà. Voi haunt tipo come si dice quando i fantasmi infestate ogni passo che faccio anche in questo posto. Non è stata colpa mia, ma voi mi punite comunque. Ora posso essere con voi. Non c'è nient'altro da fare, sono consumato e confuso. Deve finire adesso. End. Sei patetico. È tutta colpa tua. Dillo. È colpa mia. Oh, per favore, smettila. Stop. Ok. È stata tutta colpa mia. Finalmente. Arriva il jumpscare. No, è finito così. Ok. Oh no, è finito così. Ma io non mi posso cacare così per altre tre volte, scusatemi. Cioè, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non è cosa. Non è cosa? Ok, allora, sì, il finale non è stato proprio chiarissimo. È stato un po' criptico. Ci sta, secondo me. Alla fine il focus del gioco era proprio quel feeling di ansia e terrore, pura paura, che ti metteva il giocare contemporaneamente il personaggio che stava dentro la stanza e il personaggio che stava fuori dalla stanza, perché avevi sia la paura di scoprire chi ci fosse nella stanza, sia la paura di essere scoperto da chi c'era fuori, capito? E poi quella parte iniziale che ti mette un setup così liscio, così tranquillo, che dici, ah, che bello, sta andando proprio liscio come l'olio, sembra di guardare un sogno. E poi... Allora, a quanto pare è successo qualcosa nella casa e probabilmente, non lo so, tipo ci sarà stato un incendio o qualcosa del genere, magari sono entrati dei ladri in casa. Lui avrebbe potuto impedirlo, ma non lo ha fatto per qualche motivo, perché non poteva, perché... probabilmente perché non poteva, perché diceva appunto che lui non aveva colpa. Ma nonostante ciò lui si sente comunque infestato dai ricordi della sua famiglia, quindi è tornato nella casa. E poi quella roba di lui che si vede già giocante, insomma, è un po' paranormale, no? Come cosa. Però non lo so, è un po' complicato da spiegare e credo che sia anche un po' complicato da capire, perché io non credo di aver afferrato proprio il 100% della storia. Forse c'erano cose che potevamo fare che non abbiamo fatto, non lo sapremo mai, immagino. Non lo sapremo mai perché proseguiamo con il gioco successivo.
The Lab Conduct. Se ti trovi bloccato, prova a guardarti in giro per avere degli indizi. Ok. Però ragazzi, quanto hai fatto bene? Cioè, parliamone. È letteralmente fatto con nulla, perché sono un paio di sound effect, un paio di righe scritte e due eventi scriptati in croce. E nonostante ciò mi ha fatto cacare in mano. Vabbè, ripeto, non è difficile far cacare in mano me, lo ammetto, mi cago addosso facilmente. This is subject 12-19-86-33, Però, insomma, New c'era da dire Jersey che l'ha Metro. fatto bene, eh. Magari con un Yeah, my finale un po' partner più carino Lisa sarebbe is stato on the molto lead, meglio. assisted by Dr. Williams, and in the lab itself, our volunteer, Mr. Asian. Ok. We have artifact 23 in the chamber, recovered from crash site B. At the moment, it appears inert, showing no signs of activity. Perfetto. Mr. Asian, instructions for each stage will come through to your terminal, and we need you to follow them exactly. Perfetto, allora Now, some of praticamente. this may be unfamiliar, so Ok. always reference the manual on your terminal for guides on calibration and procedure. Once you've calibrated equipment to match our brief, the green light will flash, allowing you to trigger the experiment. One last thing. Ensure that any equipment non-essential to the current experiment is switched off. You cannot proceed until your calibration matches ours. When you're Ok. ready, let's bring this back. Ok, praticamente sono degli scienziati che hanno rinvenuto un artefatto 23 nella zona di atterraggio, P credo, non mi ricordo, insomma, una zona di atterraggio. E noi dobbiamo eseguire e seguire delle istruzioni per far partire un esperimento il cui obiettivo è riportarlo indietro. Che non è ben. Fra sei tu, sì, abbastanza. Non è ben chiaro quale sia lo scopo al momento, ma immagino che sia una specie di alieno. Posso presupporre, perché parla di landing, quindi immagino che sia o un alieno, o magari, che cazzo ne so, un astronauta, un pilota di aereo, insomma, qualcosa che è caduto dal cielo e che noi dobbiamo risvegliare in qualche modo. Ok. Vediamo un po', X-ray art. Ok, esperimento. Analisi interna. Il soggetto. E enclosed in solid other layers. Ok, quindi è all'interno di un. Quasi quasi mi abbasso. Dicevo, è all'interno di un bozzolo protettivo. Puoi lanciare i raggi X sull'artefatto. Per determinare la sua struttura interna. Ok, manuale 1. Va bene. È un pochino complicato qua la cosa, però adesso cerchiamo di capire. Ok. Sperando che non venga giù tutto. Artefatto potrebbe essere appunto un'astronave, immagino. Mi viene da pensare. Va bene, allora vediamo un attimino. Help. Premi le chiavi. I tasti fra parentesi nel menu in alto per muoverti fra le pagine. Press tab. Oh no. Oh no. Oh no, ma questo sarà un jumpscare fatto e finito, vero? Oh no. Oh no. Oh no. Sarà un disastro. Questa cosa qua mi farà cacare sotto fortissimo. Mentre sei nella camera, usa il tuo mouse per interagire con le robe. Ok. Vediamo. Manuale. Facciamo un raggi X. Ok. Richiede l'apparato. Camera. Monitor. Allora, camera. Ok, la camera accesa. Monitor. Cos'è? Set to X-ray, quindi XR.
poi Charge CC86 X-ray device. CC86, eccolo qua. Charging. Ok. Facciamo partire l'esperimento. E questa roba qua. Good work. The X-ray is coming through now. There's no visible damage to the surrounding organic material, but no signs of activity either. Non c'è nessun danno visibile ai materiali organici che circondano l'oggetto e non c'è alcun segno di attività. Flatlined, All output is quindi non si flatlined. Ok, sente on again. niente. Perfetto. Esperimento completato. Nuovo task. Dimostra l'effetto della luce laser sull'oggetto. Ok, proviamo a usare una low powered red laser. To begin with. Ok, per iniziare mettiamo un laser rosso. Ok, concentrated light, laser, perfetto. Light generator, wavelength 650 nm. Dov'è? Signal, variable laser generator. Ok, com'è che era? Chevy, scusami. 6,50. Ok. Aspetta, però forse dobbiamo prima spegnere il resto. Ma questo è un cuore. Ah, forse stavamo vedendo un cuore noi. È un cuore umano? Barbara, tu che sei scienziata. Quello è un cuore umano? Che tu sappia? Questo lo posso spegnere? No, mi sa che non si spegne. Ciao. Comunque abbiamo detto 6,50. Poi monitor set to RGB. Ok, facciamolo. Sto da iPhone, lo vedo troppo piccolo. Ok, ci abbiamo sparato dentro della luce No rossa. reaction from first stage, but let's Nessuna try higher frequency. reazione. Proviamo con una frequenza più alta. Ok, questo per ora sta sembrando meno ansiogeno, probabilmente arriverà il momento in cui mi cagherò sotto comunque, già lo so. Sto dai fondo, vedo troppo piccolo, mannaggia. Comunque sì, sembra ancora umano, perfetto. Dicevamo, scusami. Laser light, ok, adesso la luce verde. 2, 510. Perché stanno inondando di luce un cuore? Okay, we have a reaction of some sort Ok, here, c'è which una should not. reazione, un segnale debole. Let's keep going. Increase again. Continuiamo ad aumentare il laser blu. 2. 455. Che succede col blu? Oh, ha iniziato a battere. Seems we have a pulse. Eh sì, abbiamo un battito. Rhythm is stable. There's no activity registering in the core. It's possibly Ritmo è damaged. stabile, però potrebbe essere Let's push further. danneggiato. Andiamo oltre. Ma cosa stanno cercando di fare? Generating a 250 sine wave with amplifier gain set to 1. Eh? Ok, manuale. Acoustic resonance. Sine, ok, quindi sinusoidale. Amplifier set to 1, dicevi? Ok. Amplificatore, ok. Signal generator. Dov'è il signal generator? Eccolo qua. Ci vuole sinusoidale. Cosa dobbiamo fare? Set. Frequency? Ma la frequenza non me la... Ah sì, 250, ok. E poi amplifier. La Madonna. Ok. Dov'è l'amplificatore? Ah, eccolo qua. Amplificatore.
Settato a 1. Non è settato a 1? Prefire set gain set to 1. Sì, è giusto, no? Ah, forse devo mettere tipo gain da qualche parte. O non è questo, magari. No, dovrebbe essere quello. Eh sì che è questo, scusami. No, non è questo, scusami. Non capisco. Ah, perché dovevo spegnere questo. Ok, giusto, va bene. Ok, che succede adesso? Non c'è risposta, ok. Va bene, vediamo un po' cosa abbiamo. 500 Hz e amplificatore a 5. Ah, faccio cazzo. Vabbè, però giustamente se non abbiamo avuto risposta, ci sta. Però 500 sono tanti, no? Troppo. Ok. Vediamo un po'. Che fa? Vibra? Ci sono delle fluttuazioni e dell'attività. Cioè, dovremmo farlo? È il nostro volontario? Ok, stiamo... non abbiamo più tempo, quindi andiamo con le pesanti, mi sa. Square Wave, ok. Vuole mettere un... un'onda quadrata? Oh, wow. Oh no. C'è della buona attività? Un po' di spike e del movimento? Potrebbe sembrarti brutto o spaventoso? Ma ti devi fidare di noi e andare avanti. Ok. Sono tantissimi lo sfiori, rimani folgorato senza sopravvivere? Ho studiato. Wow. Ok. Mantieni il gain di 5 e lo scrive layer bring un K? Adesso saltiamo in aria tutti. Adesso saltiamo in aria tutti. Ciao Ale, buonasera, bellissimo, come va, come va? Cazzo, cosa ti sei persa prima, Ale? Esplodiamo? E che si gioca stasera? Stiamo giocando a Stories Untold, che è una raccolta di 4 giochi un po' creepy. Quello di prima era molto creepy, a me ha messo un'ansia devastante. Però non ci sono stati jumpscare, quindi... sta per esplodere? È esploso tutto. Ah... Full activity registry. Come? Ha detto che trovano l'attività funzionante e ce l'hanno fatta. Praticamente, Ale, adesso stiamo utilizzando questi tool per testare quello che sembrava un cuore umano e abbiamo portato la frequenza di radiazione di qualcosa a 1000 Hz ed è esploso il cuore, ma loro stanno dicendo che ha funzionato come si aspettavano. Ci può sentire? You've made excellent progress. Hai fatto ottimi progressi, stai andando alla grande. Devi stare calmo e rilassato mentre andiamo avanti con gli step. Ok, cercheremo di alleviare un po' la tua ansia. Va bene. Ok, dobbiamo drillare la grande. Ok, drill press. Ho sbagliato. Ok. Accendere il drill, che sarebbe la trivella. Assicurarsi che tutti gli altri equipaggiamenti, tranne la camera e la TV, siano spenti. Ok. Bisogna spegnere questo. Spegnere questo. Accendere questo. E si trapana.
Comunque Ale, se riesci più tardi o domani o quando ti pare, recupera la prima parte di questa live, perché quel gioco è stato... Come mi sento? Non essere spaventato, abbiamo la situazione sotto controllo. Prenditi un paio di momenti e quando sarai pronto continueremo. Ok, rimane comunque niente in confronto a quello che abbiamo passato prima. Quello che ti dicevo, Ale, recuperati la prima parte di questa live perché è stata super interessante. È stato davvero bello. Oh no. Oh no. Entra in contatto con l'artefatto. Apri la camera di test. Oh no. Stai calmo. Stai andando alla grande, non essere spaventato. Mi dispiace doverlo fare, ma... per chiunque abbia problemi di epilessia, consiglio di non guardare questa parte. Vado avanti. So quanto può essere difficile, ma devi farlo. Devi ricordare. Oh mamma. Ok. Sto perdendo sangue. Non provare a parlare, stai calmo. Oh no, siamo un proxy, abbiamo una connessione con l'entità adesso. Transferal progress. Ok, ci sta trasferendo le sue visioni, le sue memorie. Oh, ok, quindi le sue visioni verranno mostrate sullo schermo in qualcosa che possiamo comprendere. Ok. New data connection ready. Perfetto, quindi? Non so se ero io a tenerlo premuto, perché praticamente quando... Oddio, ancora? Oddio, ancora, no! No! Incredibile. Ok. Puoi navigare nelle sue memorie. Usa il computer. Cerca di andare avanti. Comunque è vero, Ale, da un po' che non trovavamo giochi decenti, eh. Questa è la verità. Però questo sembra molto interessante. Ti svegli nel cryopod. Fai fatica a tirarti su, nonostante, a causa della forza di gravità. L'impatto col... la superficie del pianeta ha creato un buco nel ferro dell'astronave, del, come si dice, hull, vabbè, nell'astronave. Atmosfera velenosa sta entrando dal tuo veicolo. Sei in grave pericolo, devi andare via da qui. Get out. Ok, non riconosce il comando. Scafo, grazie Ale, grazie. Open the ship. No, non lo riconosce. Exit. Ok, la chiusura ermetica della porta è chiusa, cioè è bloccata. Ed è controllata da remoto. Open door. Control remotely. Ok. Come faccio? Ho capito. Controllo. Activate remote control. No. Come possiamo dirgli di aprire la porta? Reach the control.
Non so cosa devo fare. Aiuto. Vediamo un attimo cosa mi dice di nuovo. Clamped shut. It controlled. It is controlled remotely. Ho capito, ma come viene controllata remotamente? Tramite la voce? Tramite il pensiero? Come funziona? C'è tipo... use a remote? No, non c'è, chiaramente. Non c'è nessun telecomando. Forse se... No. Non... qua non posso muovermi più con tab. You may have to type. Click and hold the drag mouse. Point and click. Vabbè, niente. Look around. Forse funziona. Ok, il veicolo è distrutto oltre ogni possibilità di riparazione. Ci sono detriti tutto attorno. Lockdown del computer. Oh, ok. Use computer. Retrace the steps, Mr. Asian. Ok. Explore these memories. Sì, sì, sì. Vabbè, tranquillo. Lo so come si fa. Tocchi il computer. E la porta ermetica si. Ritorna in vita, aprendosi lentamente con un rumore orrendo. L'astronave si spegne lentamente, avendo speso i suoi ultimi le sue ultime riserve. Ok, get out. Exit. Ok. Questo organo è stato preso da quello che crediamo fosse il loro leader. Queste memorie sono diverse, non sono come le altre. Ci sono più dettagli qui, sono meno confuse. Ok, vediamo un po'. Buttiamoci di nuovo nel... Ok, quello era lui che usciva dall'astronave. Per ora non mi sembra che stia facendo paura questa parte in particolare. Cerchi di uscire attraverso il... meglio di schiacciarti per passare oltre. Sta descrivendo il momento in cui abbiamo trovato l'astronave. Miss Station, per favore, continui. Ok, cadi sulle ginocchia, per terra, vicino al tuo veicolo. Ogni respiro porta dolore al tuo petto. Ti guardi intorno e sei circondato da lamiera devastata, praticamente. C'è una luce splendente che esce da ogni fessura nel relitto. Look around. È un sito di impatto. C'è del fumo che esce dalla nave caduta, e luci esteriori che flickerano, accese e spente. Sei circondato da distruzione, praticamente. Guardi su e vedi dei pattern stellari non familiari. Stand up. Non ce la fa. Look at the stars. Vediamo cosa dice. Non riconosci nessuna di queste... di questi pattern. Walk. Walk away. No. Check the ship. Oddio, che fastidio quando non so cosa fare. Vediamo, look around. Ancora mi dice loro la stessa roba. Sì. Search. Non me lo trovo. Search the ship. No. Stand up. È ancora caduto per terra. Check your body. Oddio, che fastidio. Vedete quello che vi dicevo all'inizio? Che purtroppo il problema di queste avventure testuali è che spesso e volentieri non sai che cazzo devi fare. Devi scrivere per... per andare avanti.
Turn around, magari no. Go back. Ok, enter the ship. No. Exit the ship, siamo ancora dentro? No. Check the wreckage. Non so cosa fare. Aiuto. Cosa posso fare? Più che altro perché non so cosa ci sia da fare, capito? Cioè, lui è arrivato qua. È cascato. L'astronave ormai è alt F4. Guarda, Ale. Plausibile. L'astronave è distrutta. Lui è... call the others. Non lo so. Command not recognized. Ho capito, però... use computer. Look around, è questo. Se scrivo go back. Memory action, ok. Go back inside. No. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Perché in teoria ogni tanto ti metteva, cioè spesso e volentieri ti metteva la risposta qui. Però non c'è. Ok, un sito di atterraggio. Cioè di atterraggio, di caduta. C'è del fumo che esce da sotto. Cioè dall'astronave. Ok. Turn on the lights. No. Check the lights. No. Quindi ci sono delle luci esteriori che fanno acceso spente. Check the wreckage, l'abbiamo già fatto. C'è, attorno a te c'è un sacco di istruzione. Guardando verso l'altro non vedi stelle familiari. E quindi c'è l'unica cosa che... stars. No, look at the stars. Ci dice che non riconosciamo nessuna di queste stelle. Non so davvero cos'altro devo fare, ragazzi. Non so... boh, cerco una soluzione. Perché non... sono molto perplesso. Stories untold. Walkthrough. E vediamo, ok. Esperimento 2, esperimento 3, va bene. Aspetta, ok. Open the door, perfetto. Move the metal, look around. Ma, scusami. What? Move the metal. Ma che cazzo. Ma scusami. Ma vabbè, non c'era scritto da nessuna parte che quel metallo ci stava bloccando. Però vabbè. Con ogni oncia della tua forza rimanente sposti abbastanza wreckage per attraversare, cioè per superare il blocco. Le luci che ti circondano stanno attaccando i tuoi sensi. Look around, immagino di nuovo. Un cerchio di luci artificiali ti circonda. Sono state setappate per illuminare il sito dell'atterraggio nell'oscurità. Oltre quelli c'è un... oh wow. C'è un'armata di persone e ti stanno guardando tutti. Una figura si avvicina, una silhouette, e cammina verso di te. Look at the silhouette. Ok, la silhouette è bipede e massiccia. Una specie di maschera copre la sua faccia.
ti sta invitando ad avvicinarti, ok? Go to ward the silhouette. Ok. Il tuo battito cardiaco è elevato, ma ti stai andando bene. Per quello che vale, pochi soggetti riescono ad arrivare fino a qui. Oh, non è bello sentirselo dire. Cioè, grazie. Cioè, è meglio di non essere stato uno di quelli che non arrivava fino a qui. Però... ok. Mi sa che l'hanno tipo vivisezionato. Perché abbiamo fatto esplodere un cuore per ottenere questa black box, no? Ci svegliamo. La stanza è silenziosa. Tranne che per il quieto mormorio dell'equipaggiamento e un'occasionale macchina che fa beep. Il tocco non è tuo. Il tuo tocco non è tuo. Siamo tutti un'unica cosa. Ci muoviamo insieme all'unisono. Look around. Siamo in un letto, in un piccolo e artificiale, cioè in una stanza piccola e illuminata artificialmente. Ok, dice che non gli torna perché questa unità non è stata portata in una di queste stanze. La voce sta dicendo che questa unità non è stata portata in una di queste stanze perché è morta dopo l'atterraggio. Quindi cosa sta succedendo? A quanto pare loro hanno una mente alveare che permette loro di scambiarsi, o meglio scambiarsi, condividere tutti i ricordi, no? Perché quello che stiamo leggendo adesso è la memoria di un'altra entità. C'è una sola porta e c'è un qualche tipo di scritta sul muro, attaccata al muro. Adiacente c'è un monitor con cavi che cascano giù e si muovono per tutta la stanza e fino al tuo petto. Ci hanno torturati! Come? Magari hanno frainteso il tentativo di cure mediche per una tortura? Però insomma non mi riesce difficile credere che effettivamente sia stata una tortura. Remove, togli i cavi. Oh oh. Che succede? Ah! Oh no, è ancora lo stesso... è ancora la stessa logica. Noi stiamo controllando contemporaneamente sia il passato e la memoria di questo personaggio, sia un altro personaggio che sta facendo quello che stiamo scrivendo. Strappiamo via i cavi che protendono dal nostro petto. Insieme urliamo tutti con dolore. Quest'azione avvia un allarme che continua a fare eco verso il corridoio. Exit the door. Usciamo dalla porta. Ok. Ok, quindi sta scappando. Eh sì, esatto. Ci sta chiedendo di fermarci, per favore. Ci sta chiedendo di fermarci perché si è reso conto che ha fatto una cazzata. Oh, hey. Ah, questo è il... ma tua sorella? Perché c'è una ragazza? La faccia di una ragazza? Attraverso la porta ci ritroviamo... cioè, attraversiamo la porta e ci ritroviamo in una stanza vuota con un dispositivo sul tavolo. Sembra familiare. Loro non sanno come funziona, ma questo corpo sì. La porta si chiude dietro di noi e si chiude, cioè si
si blocca. Siamo da soli insieme. Ok. Guardiamo un po' cosa c'è in giro. È una qualche tipo di stanza preparatoria. Ci sono delle dei segni su alcune coperte, con una porta e una finestra su un lato. La porta dalla quale siamo arrivati è stata chiusa a chiave. E l'altra porta ha un allarme arancione, cioè una luce di allarme arancione sopra di essa. Nel centro della... Io vado che muoio di sogno. Ciao Flash, buonanotte, bello. Al centro della stanza c'è un tavolo che sta... sulla quale c'è solamente un piccolo dispositivo preso dalla tua, dalla sua, dalla mia, dalla nostra astronave. Take device. Prendiamo, no, pick up. Ok. Pick up the device. Non lo fa. Examine the device. No. Go to the table. Reach the table. Leave the room. Dio santo. Cosa devo fare? Allora, stanza di preparazione. Vabbè, prepare. Provo tutte. Ci sono dei segni sulle coperte. Inspect sheets. Perfetto. Con una porta con una finestra. Ok. Look out of the window. Vetro spesso, quasi mirrorato. Su un su una parete vicino alla porta. Nella porta di fronte, un umano è connesso a una sfera tramite il suo occhio. Deve venire anche lui. Non posso guardare. Ok. Tap the window. Cioè, ehi, medico. Ok, cos'altro dobbiamo fare? Open the door. No, non me lo fa fare. Locked shut. The other door is orange. Check the alarm. Niente. Look at the alarm. Niente. Nel centro della stanza un tavolo. Ok. Go to the center of the room. No. C'è un tavolo. Ok. Go to the table. Niente. Holding only a small device taken from its own for a ship. Ok. Look around. No, niente, abbiamo già fatto. Ah, Dio, perché non si capisce? Perché non si capisce? Taken from its earth. Mr. Asian, it is using you to control the other. Ok. Remotely. Please do not continue. You must cooperate with us. Deve cooperare con noi, ma ormai è tardi perché noi siamo in controllo della macchina praticamente. Possiamo tipo spegnere il computer, no? Penso di no. Use the computer. Ah, wait, what? Ha funzionato? Praticamente noi stiamo broadcastando, quindi stiamo trasmettendo al di fuori della zona questi simboli, questo messaggio. Per favore, ci dispiace per quello che abbiamo fatto, ma per favore cerca di capire che... Ok. Cerca di capire che è stato per il bene superiore, no? Dovevamo saperne di più.
Ribellarti adesso potrebbe essere catastrofico, non sai cosa potrebbe succedere sul lungo periodo. Giustamente stiamo aiutando delle entità che sono aliene a fare qualsiasi cosa vogliono. Però ormai siamo in ballo. Balliamo, no? Cosa dobbiamo fare qui? Non capisco. Ok, questo dovrebbe essere un qualche tipo di puzzle, deduco. Non che si capisca benissimo, eh. Allora, cerchiamo un attimino quello... Ok. No. Non sto capendo, ci dovrebbe essere... Ah, forse dobbiamo... No? Ah, sì. Ok, ok, aspetta. Quella è la B. È tipo con l'8. Ok, poi abbiamo... i due quadrati con la radice quadrata. Che è questo. 3, 4 con una specie di Y dovrebbe essere. Eccolo qua. Poi abbiamo il punto interrogativo lunghissimo. Che va con... Questo con 2, 3, 4 che va con la... S così. E poi abbiamo l'ultimo. Che va con qualsiasi cosa ci sia qui, con tipo un cerchietto, eccolo qua. Oh oh. Oh oh. Potremmo aver fatto una cazzata. Dov'è? Oh. Sono tutti liberi. Stanno convergendo, è finita. Oh oh. Potremmo aver fatto una cazzata, ragazzi. Mi sa che abbiamo fuckappato. E mo? Sono tutti con noi? Uniamoci a loro. Per favore, non lo faccia. Non volevamo farti del male. Non fare qualcosa di cui potresti pentirti. Aspetta. Un giorno, Mr. Eaton, questa cosa ti... come si... Non l'ho detto prima. Ti perseguiterà. Cioè, nel senso, will haunt you. Ha detto, one day, Mr. Eaton, this will haunt you. Ti perseguiterà, te ne pentirà, insomma. Ok, ok, allora, questo è stato già meno spaventoso di quello di prima. Forse anche perché sapevamo già qual era il... Secondo me no, non del tutto, perché in parte è dovuto al fatto che già sapevamo come funzionava il gioco, ma dall'altra parte The House Abandon setappava le cose davvero in una maniera straordinaria, quindi non era solo quello il punto. Però aveva un finale quantomeno più, o meglio una storia quantomeno più logica e sensata, mettiamola così. Allora, per oggi direi che possiamo concludere qui con lo stream, perché ne abbiamo fatti due, ce ne rimangono due, quindi domani sera magari cerchiamo di concluderlo e ce ne teniamo un pochino anche per domani. Siamo andati lunghi, nel senso che io avevo cercato quanto dura il gioco e diceva attorno all'ora e mezza, due. Noi siamo andati molto lunghi col primo perché mi ha fatto cacare sotto forte, quindi... Quindi sì, siamo andati un pochino lunghi, ma mi è piaciuto, mi sta piacendo molto, mi sembra fatto molto bene, il primo in particolare, il secondo, vabbè, fatto bene, però non aveva quel sapore di horror che mi faceva cacare sotto forte. E aveva una specie di mini jump scare un pochino con gli urletti e la faccia della donna, non si capiva bene, vabbè, però quantomeno aveva una storia che aveva un minimo di senso logico, ecco. Il primo invece non aveva una storia, una trama ragionata e sensata, però era anche quello a renderlo così spaventoso, perché tu non sapevi che cazzo stesse succedendo, il tuo cervello non riusciva a trovare un senso a quello che stava accadendo e di conseguenza ti metteva ancora più pressione, no? Ancora più paura.
Detto questo, io direi che ci vediamo domani sera e lo finiamo, e magari portiamo anche un altro giochino, se lo finiamo presto, perché ne ho ancora un paio di giochi, che potrebbero far parte del nostro Hallow Stream. E quindi niente, grazie mille a tutti per essere passati come al solito. Un bacione, ci becchiamo di nuovo domani sera alle 21 con Stories Untold. Statemi bene, buonanotte. Ciao belli.